A giugno, rispetto al mese precedente, l'occupazione in Italia è aumentata dello 0,3% con 82.000 unità in più, lo rileva l'Istat. La crescita riguarda sia uomini che donne, tutte le classi d'età e i dipendenti, mentre si registra un calo tra gli autonomi. Il tasso di disoccupazione sale al 61% e il numero di persone in cerca di lavoro, rispetto a maggio, diminuisce. Si riduce quindi il tasso di disoccupazione, e in particolare quello giovanile, che scende al 21%. Cala anche il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni. L'incremento del numero di occupati si osserva anche confrontando il secondo trimestre 2023 con il primo. Il mercato del lavoro prosegue nelle sue performance positive, commenta l'ufficio studi di Confcommercio, sottolineando come l'elemento di fragilità continui ad essere la dinamica gravemente stentata del lavoro indipendente. Dopo l'espansione della prima metà del 2022, nel secondo semestre la domanda di credito delle imprese si è ridotta in tutte le aree del paese, con un calo più marcato nel mezzogiorno. Come rileva Banca Italia, la contrazione ha riguardato in particolare il settore manifatturiero e il terziario. La domanda delle imprese edili è invece calata soltanto nel nord-est. A incidere le minori esigenze di finanziamento degli investimenti e al centro anche quelle di ristrutturazione delle posizioni debitorie pregresse. Sempre nella seconda metà del 2022 la domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni e di crediti da parte delle famiglie è diminuita fortemente dopo la crescita osservata nella prima parte dell'anno. Anche le condizioni praticate sui prestiti finalizzati al consumo sono peggiorate. Per le nuove erogazioni di mutui, invece, sono aumentate in misura marcata sia il rapporto tra il valore del finanziamento e quello dell'immobile, sia la durata media dei prestiti. Infine, nel secondo semestre, i risparmiatori hanno aumentato la domanda di titoli di Stato e in misura minore di obbligazioni bancarie e depositi. Le imprese agricole sono sempre più propense a investire nel green, una su due lo farà entro il 2024, ma la transizione è vissuta dal 47% delle aziende come una scelta obbligata, dettata dalla necessità di rispettare le regole imposte a livello nazionale ed europeo, dai timori legati all'inquinamento e dal cambiamento climatico. Lo rileva un'indagine del Centro Studi Italia Carne e di Unioncamere. Tra le cause più rilevanti che inducono le aziende ad avviare investimenti per ridurre l'impatto ambientale, l'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche e più in generale il vantaggio competitivo che questi investimenti comportano. Nel complesso, le imprese agricole condotte da giovani e da donne mostrano in media una maggiore propensione ad investire nel green, mentre le imprese localizzate al sud e nelle isole evidenziano una minore sensibilità in materia. Più inclini a effettuare spese verdi, le imprese di dimensioni maggiori, il 64% di quelle con oltre 50 addetti e il 61% di quelle tra 10 e 49 addetti. Al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbero arrivare nuovi fondi per il mondo agricolo sui capitoli agroenergie e contratti di filiera e di distretto, grazie all'implementazione del piano Repower EU da 300 miliardi di euro, siglato dalla Commissione europea il 18 maggio 2022, al fine di rispondere alla crisi energetica e climatica, ma anche in forza di alcune modifiche al PNRR già richieste dal governo e approvate dalla Commissione europea e che registrano il favore delle organizzazioni agricole. Tutte le 11 proposte di modifica della quarta rata del PNRR hanno ancora bisogno del definitivo via libera del Consiglio dell'Unione Europea e i soldi saranno poi erogati solo dopo la verifica del reale raggiungimento dei 28 obiettivi di spesa da parte del Paese sulla terza rata.